Bentornati a tutti amici in questo nuovo video. Oggi vi parlerò della storia del logo del Bologna Football Club 1909, ma prima, come sempre, sigla. Vi ricordo anzitutto di iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, per non perdervi nessun video, e di seguirmi sui miei social che vi lascio qui in descriptions. La società Bologna è una società calcistica, grazie, italiana, con sede nell'omonima città emiliana. È stata fondata il 3 ottobre 1909 ed è uno tra i club più blasonati d'Italia. Il primo logo era caratterizzato da un abbinamento di colori blu scuro e rosso, e lo stile dei caratteri nella scritta BFC, presente sulla sommità, riporta alla grafica dell'Art Nouveau, tipica della prima parte del 1900. Con la nuova sigla BSC Bologna Sezione Calcio nella stagione 1927-1928, anche il logo cambia faccia, vengono cambiate solo le iniziali del club presenti nella parte alta dello stemma. La società e di conseguenza anche il logo cambia nuovamente sigla nella stagione 1934-35 e divenne BAGC, ovvero Bologna Associazione Giuoco del Calcio. Ed anche in questo caso l'unica cosa che cambia nella grafica sono le iniziali e il carattere utilizzato, che passa ad uno stile più semplice. Nel 1923 il Bologna purtroppo fallisce, ma rinasce subito con la nuova denominazione Very English Style, ovvero Bologna Football Club 1909. Il logo subisce una prima variazione storica. La nuova blasonatura societaria presenta l'aggiunta sotto la scritta BFC della scritta 1909, anno di fondazione. Lo stile del logo rimane molto simile a quelli precedenti, però con cambiamenti di colori significativi. Difatti i colori rosso e blu diventano più accesi e si aggiunge il color oro, che fa da contorno a quasi tutti gli elementi. La stagione 2001-2002 un nuovo restyling interessa lo stemma della squadra. I caratteri della sigla subiscono una stilizzazione importante e il loro colore cambia da oro a bianco. Un bordo azzurro, blu scuro, viene aggiunto come contorno alla croce rossa in campo bianco. Siamo nel 2018 e lo stemma cambia ancora veste grafica. Riporta in alto, in bianco, su sfondo blu, le iniziali di Bologna Football Club, quindi ancora BFC, e l'anno di fondazione 1909. Come nei loghi precedenti. Sulla sinistra sono riportate le strisce con i colori sociali rosso-blu, che tornano ad essere delle tonalità originali, e sulla destra, come sempre, è riportata la croce rossa bordata di blu su sfondo bianco, che richiama la bandiera cittadina di Bologna. Tutto questo circondato da un bordo color platino che sostituisce quello color oro. Adesso è il momento che tutti attendevano, ovvero quello delle piccole curiosità. Si narra che l'autore del logo sia stato Arrigo Gradi, uno dei fondatori del club, nonché primo capitano della squadra. La prima maglia del Bologna, di fatto anche i colori societari, nel 1909 era a quadri rossi e blu, come la divisa del collegio svizzero Wiget auf Schoenberg di Rorschach, spero di averlo pronunciato in maniera corretta, dal quale provenivano alcuni dei fondatori. Nel 1910 il club si dissociò dal circolo e le maglie divennero a strisce verticali rosso-blu. Un'importante eccezione fu nel 1925, perché in quell'anno il Bologna vinse il suo primo scudetto indossando un'inedita maglia verde, scelta dall'allora dirigente Enrico Sabatini per imitazione di quella del Rapid Vienna. Un tributo simile
è stato fatto anche nel 2012 con la terza maglia celeste in onore dell'Uruguay, vincitore della Coppa America. I principali soprannomi con i quali il Bologna e anche i suoi giocatori viene riconosciuto sono quattro: rosso-blu, riferito ai colori societari, Felsinei, derivante dal soprannome Felsinea dato alla città di Bologna, visto che nel periodo degli Etruschi la denominazione della città era Felsina. Petroniani, che deriva da San Petronio, santo patrono della città, e Veltri. Il veltro non era altro che cane da caccia dell'antica famiglia dei Levrieri. Che dire, abbiamo finito anche qua con gli aneddoti, con la storia del logo del Bologna. Anche per questo video siamo giunti al termine, ma non disperatevi, torno settimana prossima con un nuovo logo. Aspettatevi. Ciao!